Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte. Nuovo appuntamento in attesa del nostro evento del 24 ottobre, B2B Digitalks, che ci vedrà a Montebelluna, in provincia di Treviso, a parlare di B2B e di tutte le innovazioni riguardo al mondo digitale che ruotano attorno e che possono potenziare sia il business che le relazioni con i nostri clienti. Appuntamento di oggi è il quarto. Oggi abbiamo con noi Roberto Fumarola di Capla. Ciao Roberto. Alessia, ciao Emanuele. Ciao E Roberto. sempre il nostro Emanuele Ferrabò che fa un pochino gli onori di casa, che accoglie un pochino tutti i nostri ospiti. Ciao Emanuele. Ciao Alessia, ciao Roberto e grazie anche a te come ho ringraziato gli ospiti precedenti per aver, diciamo, creduto nell'evento, per darci fiducia e per esserci con uno speech. Insomma, spero che poi magari ci racconti qualcosina senza far spoiler di cosa racconterai il 24. Assolutamente, anzi siamo molto contenti di questo coinvolgimento, anche perché noi crediamo fermamente che il B2B, nell'e-commerce in particolare, visto che partiamo di quello, abbia delle potenzialità enormi, ancora inespresse, la maggior parte, e le aziende stanno iniziando a toccarlo solamente adesso. Quindi, viste anche le dimensioni di mercato, probabilmente il B2B sarà quello che avrà maggiori benefici anche rispetto al B2C da un certo punto di vista, nell'adozione delle nuove tecnologie, delle nuove modalità di vendita. Indubbiamente, concordo con te, lo vediamo tutti i giorni. L'obiettivo della chiacchierata di oggi vorrebbe essere quella di esplorare un pochino un nuovo tema, una nuova parola che si è così affacciata un pochino sul nostro mondo, che è lo Unified Commerce, e proprio con te vorremmo esplorarla un pochino più da vicino. Quindi la prima domanda che ti faccio, Roberto, e lascio a te aprire la chiacchierata di oggi, è proprio cos'è lo Unified Commerce e da cosa si differenzia dall'omnichannel? Sì, ho visto che ne aveva parlato anche Emanuele in un post su LinkedIn proprio ieri, quindi è un po' il tema anche del momento, nel senso che stanno venendo fuori una serie di concetti vari legati al cambiamento che stiamo avendo nel settore dell'e-commerce e dei sistemi, o meglio delle strategie che le aziende devono adottare o possono adottare. Per essere presenti online. Prima, fino a qualche anno fa, fino all'anno scorso più o meno, anzi fino a 2 anni fa si parlava di omnichannel, poi l'anno scorso è stato l'anno del composable, anche se quest'anno c'è qualche strascico, e adesso si inizia a parlare di unified. Ora, sono concetti in qualche modo collegati tra di loro e che hanno sempre a che fare con un'esigenza di base delle aziende, siano B2C o B2B, questo poco importa. Che è la possibilità di avere diversi touch point con i propri clienti. Quindi si parla di touch point quando parliamo di negozio fisico intrecciato all'e-commerce su web tradizionale, su desktop, oppure tramite app oppure tramite sito web dedicato al mobile. O qualsiasi altra cosa vi possa venire in mente. Ci sono anche degli esempi di aziende che hanno touch point imprevedibili come embed all'interno di dispositivi, per esempio. Quindi diciamo che questi tre concetti o tutti i concetti che si svilupperanno qui intorno ruotano sempre intorno alla stessa esigenza. Il Unified, quello che cambia rispetto agli altri, probabilmente è il substrato tecnologico, nel senso che dobbiamo pensare un po' lo Unified come se fosse il concetto di cipolla, probabilmente potrebbe essere quello che si può adattare, dove c'è un nucleo principale, che è quello tecnologico, della tecnologia di base che viene utilizzato per tenere dentro tutti i dati dell'azienda, quindi l'anagrafica del prodotto, i prezzi, il magazzino, qualsiasi altra cosa, e poi i vari strati aggiuntivi che sono sì indipendenti, ma fino a un certo punto, che vanno poi a toccare in maniera diversa i clienti. Quindi avrò un pezzettino che magari ho una tecnologia anche diversa che mi va a toccare gli utenti tramite l'app, un altro che mi va a toccare il web, un altro ancora che magari mi va a gestire tutta la parte di WMS, quindi di magazzino e di gestione degli ordini o dei marketplace, perché molte aziende comunque vendono anche tramite marketplace. Però tutti questi pezzettini qui alla fine confluiscono verso lo stesso core. Se devo fare delle differenze con il composable,
e-commerce, lì diciamo che è più uno strato tecnologico più peer-to-peer, nel senso che sono tecnologie diverse che parlano tra di loro, non è detto che ci sia un nucleo centrale che poi faccia da concentratore su tutto, ma io magari ho un sistema di e-commerce che fa una determinata cosa, poi ho il layer di presentazione della parte di presentazione del web, quindi verso interfaccia utente, che mi gestisce appunto le relazioni con magari lo store, il front-end del desktop, ne avrò un altro magari per il mobile, però magari la soluzione software che mi gestisce il magazzino è una soluzione software standalone che semplicemente comunica con gli altri pezzi in maniera, come dicevo prima, quasi peer-to-peer, quindi poi alla fine si devono in qualche modo organizzare e allineare tra di loro. L'Unified invece è appunto questo concetto di core unico principale dal quale poi si diramano le varie componenti tecnologiche. Ora, su questo magari Emanuele a livello tecnologico può essere più preciso di me, ma penso che sia lì. Sì, posso essere oggettivamente su questo tema poco più preciso di te, Roberto, nel senso che e anzi grazie per la menzione del post di ieri. Il mio post di ieri voleva proprio essere un po' una provocazione, perché devo dirti la verità, ero rimasto, come anche qualcuno ha commentato, al concetto del monolite, al concetto del microservizi, e poi si è passato non più tardi l'anno scorso al concetto che hai citato anche tu del composable, adesso si parla di unified, quindi in verità sembra più quasi un gioco di marketing, di trovare delle definizioni. Per assecondare delle scelte commerciali che stanno facendo alcuni vendor, perché ci sono sicuramente alcune piattaforme che stanno accentrando più servizi e quindi hanno anche l'interesse a parlare di Unified, perché all'interno della piattaforma che era nata come e-commerce, oggi gestiscono tutta la parte di marketplace, gestiscono tutta la parte ordini, a parte anche a volte anche OMS e quant'altro, e quindi fa comodo in quei casi lì parlare di Unified, mentre attori come aziende che si occupano di PIM o di altre soluzioni, magari fa più comodo parlare di composable, perché ogni singola, diciamo, applicazione concorre al beneficio del progetto. Credo che non ci sia un giusto o uno sbagliato, dipende sempre dal progetto, da quali integrazioni e quali diciamo, necessità al cliente, e quali possono anche essere consapevoli certe scelte, nel senso che è chiaro che da una parte mi lego di più a quello che può essere, come dicevi tu, tornando al concetto della cipolla, un nucleo principale, quindi potenzialmente a un player, non dico unico, ma che magari può fare comunque da centratore, mentre nel concetto del composable, che ho sempre rappresentato come una catena, io ho tanti anelli, se un domani un anello mi diciamo, rompe per qualche motivo o si usura, lo posso sostituire. Quindi diciamo, non c'è un giusto e uno sbagliato. Per me sono ancora monolite e microservizi, se devo essere sincero, come un po' anche come me lo sento addosso. Questa è un po' con i pro e i contro, perché come sempre lo diciamo noi che vediamo più la parte tecnologica, ma soprattutto della piattaforma e-commerce, una soluzione perfetta non esiste. Quindi bisogna mettere sul tavolo esigenze, obiettivi, budget. Perché poi ci sono delle soluzioni che sicuramente costano di più a livello di integrazioni rispetto ad altre, quindi e fare la scelta consapevole. Sì, E assolutamente. Roberto, tu proprio come li vedi questi pro e contro? Nel senso che Emanuele ha appena citato, ci sono dei vantaggi, ci sono degli svantaggi. Quali sono secondo te proprio questi vantaggi di avere tutto quanto centralizzato in un'unica piattaforma rispetto invece ad avere sistemi insomma separati? Allora, il vantaggio principale, io poi sono, diciamo, di parte lato gestione ordini e gestione comunicazioni soprattutto, quindi vedo soprattutto quella parte lì. Il vantaggio principale è quello di avere tutto sempre allineato e evitare che ci siano incongruenze, perché faccio l'esempio che magari può sembrare banale, ma non lo è. Un'azienda che ha sistemi diversi che gestiscono la parte di magazzino con la parte del web e magari si devono parlare tra di loro, ci potrebbe essere un'incoerenza sulla disponibilità di prodotto.
sull'online rispetto a quello che realmente c'è in magazzino. Ora, questo è poco importante nel momento in cui c'è ampia disponibilità di prodotto e rotazione di magazzino non eccezionale, perché se la differenza è di 10 pezzi su 100 disponibili o su 1000 disponibili, chi se ne frega, un ordine che è entrato lo gestisco uguale. Il problema grosso invece ce l'hanno le aziende che magari hanno disponibilità limitata di magazzino e o rotazioni molto alte, per cui faccio de degli esempi senza fare nomi. Ci sono aziende che magari fanno delle offerte particolari di prodotti nuovi che devono lanciare, o pensiamo al Black Friday, dove magari i prodotti in offerta comunque hanno una disponibilità limitata o facilmente esauribile. Nel momento in cui ho finito la disponibilità di prodotto, questo prodotto non dovrebbe più essere tenuto in vendita, perché altrimenti ho il doppio rischio di non solo dover annullare gli ordini che comunque sono entrati, ma non posso evadere. Ma che è un problema, diciamo, tecnico gestibile, va bene, ma questo innesca poi un problema ben più grave, che è quello di reputazione nei confronti del proprio cliente, perché sono nella condizione di dover dire al cliente: guarda, il prodotto che tu hai ordinato a prezzo eccezionale e che volevi assolutamente avere, ops, non c'è, non te lo posso più spedire. Quindi questo un po' segna una tacca poi nel livello di fiducia del cliente, e potrebbe in qualche modo condizionare il fatto che lui torni a fare degli altri ordini. Quindi il vantaggio sicuramente di avere tutto unificato è quello di avere coerenza su tutti i canali in maniera abbastanza stretta e scientifica. Però, come diceva prima Emanuele, dipende dalle esigenze delle aziende. Magari se non ce l'hai come esigenza, il problema non si pone. Nel B2B, a maggior ragione, visto che parleremo anche di quello, il problema lo abbiamo anche sulla coerenza magari dei prezzi e dei listini, perché avere tutto unificato e poter cambiare un listino e averlo in tempo reale o giù di lì, direttamente sul sito, su tutti i canali di vendita, è molto importante. Perché se io ho i listini che poi sono diversi per ogni categoria di cliente, o addirittura per ogni cliente che si collega dall'altra parte, in qualche modo devo gestire questa problematica. E il fatto che il listino è cambiato deve essere disponibile poi per tutti subito. Oppure, anche qui parliamo del B2B, ci sono molte aziende che lavorano con le linee di credito e le linee di fido. Se la linea di fido non è aggiornata, rischio magari di avere un cliente che ha una disponibilità della linea di credito di 10.000 euro, che se non viene alimentata in tempo reale, magari viene sforata di un tot negli ordini che comunque vengono fatti e che non tengono conto di questo allineamento qui. Quindi anche lì va considerata questa cosa. Quindi, secondo me, il fatto di essere aggiornati in tempo reale tutti i sistemi e avere uno zoccolo duro è ancora più importante nel B2B rispetto al B2C, perché il B2C si riduce alla disponibilità che dicevo prima, sì, al prezzo, ma va bene. Nel B2B ci sono anche molte altre variabili da considerare, dove è ancora più importante il controllo del dato e il fatto che il dato sia uguale ovunque io lo veda. Anche il customer care, no? Magari viene chiamato il customer care di o il pre-sales di un'azienda per dei prodotti o un ordine che deve essere fatto, e avere le informazioni in tempo reale su prezzi e disponibilità o sulla descrizione del prodotto deve essere fondamentale. Chiaro. Vuoi aggiungere qualcosa, Emanuele? Perché altrimenti io ho già una domanda in canna per Ma no, Roberto. non aggiungerei nulla di particolare a quello che ha detto Roberto. È chiaro che il pro, un po' anche confrontandomi con altri colleghi e altri partner, aziende, è quello, come diceva Roberto, di avere un maggior controllo, anche una maggior fidelizzazione del cliente, perché effettivamente ho una visione più completa di tutto quello che accade, diciamo, nell'offline, nell'online, personalizzazione, nelle promozioni e quant'altro. Il pain è quello che qualcuno mi ha evidenziato, che magari non sempre ci si potrebbe pensare, anche perché, insomma, è un concetto abbastanza giovane. È il rischio di non riuscire a seguire quelle che possono essere i cambiamenti, quindi, diciamo, i trend, e quindi magari se la
piattaforma centratrice che c'è alla base dello Unified non evolve in modo rapido, e ci sono magari dei trend di mercato che devono essere. È chiaro che magari altre soluzioni, quello che dicevo prima del concetto della catena, quindi sostituisco un anello in favore di quello che può essere, diciamo, un player che si è magari che ha anticipato trend o si è mosso più velocemente sul mercato. Però resta il concetto, ripeto, che dicevo all'inizio, va analizzato progetto per progetto e messe sul tavolo tutte le specifiche esigenze. Che domanda avevi in canna, Alessia? Che come al solito ogni volta che introduciamo comunque un nuovo concetto, sulla carta sembra tutto bello, tutto facile, quindi tutto attivabile comunque da subito. Invece mi immagino che dietro questo approccio ci siano delle sfide, insomma, tecniche, non di poco conto. Quindi volevo un attimo chiedervi quali erano queste sfide che comunque risultano insomma più impegnative da affrontare. E vorrei capire anche come un attimo Capa si sta muovendo verso questa direzione, quindi voi nel post, quindi spedizione, marketing post-spedizione, volevo capire un attimo in concreto come vi stavate muovendo e come stavate cercando di superare queste sfide. Allora, diciamo, partiamo dalla base che il problema in qualsiasi caso e con qualsiasi nome noi lo chiamiamo, è sempre quello dell'interscambio dei dati. Nel senso che le piattaforme che siano sulla parte di composable e quindi devono parlare tra di loro, o che sia la parte di Unified che comunque richiede una piattaforma centralizzata con altri satelliti che comunque devono parlare tra di loro, il problema di fondo è sempre lo scambio dei dati. Quindi diciamo che in questo regno ormai è sovrana l'API, perché soprattutto al giorno d'oggi, nel 2024, quasi 2025, parlare di scambio di dati fatti tramite file, trenini di questo tipo o altro, diciamo che non è legacy, è proprio di più, è preistoria. Quindi il problema di fondo, come dicevo prima, è lo scambio dei dati e deve essere fatto con tecnologie che permettono che questo scambio sia fatto in maniera veloce, in tempo reale e possibilmente con la possibilità anche di gestire gli errori. Ora, questo lo dico perché spesso non se ne parla, però quando c'è lo scambio dei dati, soprattutto in real time, è molto importante che le varie piattaforme che comunicano tra di loro devono poter gestire l'errore di comunicazione, perché ci può essere un errore di rete, un errore e bisogna gestire in qualche modo il retrieve dell'operazione, perché altrimenti c'è il problema di disallineamento di cui parlavo prima. Lato nostro, quello che noi stiamo facendo come satellite a questo punto, perché noi siamo un pezzettino in una strategia di questo tipo, è quello di trovare il modo per comunicare con le piattaforme che poi vengono elette dal mercato in qualche modo come nuclei di informazione o nuclei tecnologici per portare avanti un progetto, progetti di questo tipo, con un interscambio appunto di API che sia il più veloce possibile e il più semplice possibile da implementare. Con tutta un layer anche di tecnologico di possibilità per quanto riguarda l'interscambio dei dati, che si basi non solo sulle chiamate API, che sono un po' push, quindi io ti chiedo o ti interrogo o ti mando dei dati quando ne ho bisogno, ma anche pull basato su webhook. Quindi quando succedono delle cose sulla nostra piattaforma, io avviso l'altra piattaforma con la quale devo comunicare. Un po' per ridurre l'overhead, quindi il consumo anche inutile alle volte di dati e di chiamate, per cui la piattaforma dall'altra parte non deve chiedermi sempre questa spedizione è stata consegnata, questa spedizione in che stato è stata spedita e così via, ma ogni volta che succede l'evento io lo comunico dall'altra parte in modo da ridurre anche non solo la complessità, ma anche il numero di chiamate necessarie. Questo è poi in un contesto, e questo lo sapete anche meglio di noi, cloud permette anche di ridurre il flusso dei dati, quindi di contro anche i costi, perché
continuare a chiamare un sistema e quindi muovere dei dati per ottenere sempre lo stesso dato, fino a quando non si ha una risposta diversa, è un po' stupido da questo punto di vista. Quindi, lato nostro, quello che stiamo cercando di fare è ottimizzare tutto affinché sia utile davvero e pratico anche a livello di business. Chiarissimo. Molto interessante. Entrando un pochino più sullo specifico appunto di quello che è il vostro ambito d'azione, l'altro giorno quando abbiamo fatto una chiacchierata con Andrea di Efesto, abbiamo parlato dei trend o comunque delle esigenze del cliente, dell'utente in fase comunque di acquisto online. Ma nessuna novità, lo sappiamo, è uscito il concetto comunque di personalizzazione dell'esperienza di acquisto. Concetto che appunto sottolineo niente di nuovo, ma sempre complesso da raggiungere, nel senso che anche qui parliamo tanto spesso di personalizzazione, riducendoci magari a in realtà personalizzare il nome in qualche comunicazione o comunque insomma a fare ben poco per personalizzare l'esperienza di acquisto. Io volevo chiederti quali sono le aspettative dei clienti in termini appunto di personalizzazione della propria esperienza quando si parla comunque di spedizione, consegna e tutta la parte, insomma, anche più emozionante per il cliente, sia che sia comunque un B2C che B2B. Sì, allora sulla parte di personalizzazione in questi anni ho imparato a suddividere la cosa in due. O meglio, noi possiamo parlare di personalizzazione in termini specifici, quindi personalizzazione della comunicazione sul singolo utente, e dopo toccherò meglio questo argomento, con personalizzazione dell'esperienza relativamente al brand con il quale hai a che fare. Ho fatto e faccio questa premessa e questa distinzione perché normalmente se io compro da un e-commerce che sia B2B o B2C, già il livello di personalizzazione nelle comunicazioni che io ho verso i miei clienti relativamente alle spedizioni può essere di due tipi. Non personalizzazione, quindi lascio fare al corriere il suo lavoro come hanno sempre fatto con delle comunicazioni impersonali. E già questo è un segnale abbastanza importante per il cliente sul livello di attenzione o di personalizzazione dell'esperienza, che vuol dire che non c'è nessuna esperienza personalizzata. Nessuno si è calato nei panni del cliente pensando a quanto possano essere efficaci delle comunicazioni che ti arrivano dal Corriere X, che ti dicono che la tua spedizione è in consegna, senza dirti quali sono gli articoli, chi è il vendor, perché spesso non c'è scritto, e quant'altro. Quindi diciamo che il primo livello di personalizzazione è quello di brand verso il cliente, anche se per molte aziende questo non è considerato come personalizzazione dell'esperienza del cliente, ma non è corretto. Proprio perché nel momento in cui l'azienda fa questo tipo di personalizzazione minima, è standardizzata per tutti, so che è un concetto un po', anti-intuitivo il fatto di dire personalizzata per tutti, però è vero, nel senso che comunque l'azienda si è presa la briga di personalizzare le comunicazioni che arrivano ai propri clienti con il proprio brand, con i propri elementi, con i propri touch point. Quindi, in caso di problemi, contatta il mio customer service, non contatta il numero del corriere che chi cavolo è, cioè, comprato da te. Soprattutto in un concetto B2B, del corriere me ne frega il giusto, cioè io ho fatto ordine per magari qualche centinaio, se non migliaia di euro, sei tu che mi devi risolvere il problema. Quindi questo è importante. Quindi parliamo di un primo livello di personalizzazione, overall in generale, dall'azienda verso il cliente. Poi parliamo del secondo livello di personalizzazione, che è quello che toccavi tu giustamente, che è ancora più importante della ciliegina sulla torta, che è la personalizzazione della comunicazione sul cliente in base a n fattori. Ora, il nome è davvero il minimo sindacale. Le cose migliori da poter inserire lì sono, prima di tutto, la personalizzazione dell'esperienza in base al touch point. Cioè, se la spedizione è non in consegna per un indirizzo errato, mandami una mail o una comunicazione che mi dica cosa io possa fare per risolvere quel problema e soprattutto che mi avverta che tu ti sei accorto che c'è un problema in particolare da risolvere. Oppure le comunicazioni che hanno all'interno gli articoli correlati, anche questo
un tipo di personalizzazione abbastanza, non dico diffuso, però diciamo di uso comune, è abbastanza accessibile, che vale nel B2B come nel B2C, dove io posso farti vedere in base alla tua storia di acquisti, alla tua storia di visite sul sito, altri articoli che mi permettano di fare upselling o cross-selling. Ora, questa cosa da molte aziende viene vista soprattutto come un elemento utile all'azienda stessa, vero? Perché mi permette di fare più business, però guardiamolo dalla parte del cliente. Quanto è utile ricevere in una comunicazione dove io ho comprato l'articolo X, che magari mi potrebbe interessare anche l'articolo Y o Z, che magari non ho visto sul sito, o magari ho visto e stavo valutando, ma non ho comprato per vari motivi, e quella mail invece e quella comunicazione mi sblocca l'intenzione d'acquisto anche di quel prodotto. Oppure, parlando del discorso del B2B, avere all'interno della comunicazione il fatto che c'è una nuova campagna sconti su una linea di prodotto particolare che partirà nel mese di ottobre, banalmente. Quindi, soprattutto nel B2B, dove c'è una ricorsività di acquisto magari importante, perché magari sono aziende, negozi o aziende che fanno produzione o quant'altro che acquistano in maniera regolare dai propri fornitori, sapere che c'è una campagna sconti sulla nuova linea di prodotto o sulla vecchia linea di prodotto che esce di produzione e quindi magari c'è un fuorituttò, può essere rilevante e interessante proprio per spingere nuove vendite. Ma anche questo è un livello di personalizzazione da poter inserire. Poi ce ne sono altri che magari sono meglio del B2C rispetto al B2B. Io ho visto comunicazioni personalizzate addirittura con il livello del meteo all'estero, in Italia no. Quindi magari in base al meteo mi consigliano degli acquisti piuttosto che altri, ed è palese che sia così. Quindi la personalizzazione sicuramente fa il paio con la fidelizzazione, perché ricevere comunicazioni personalizzate ti mette nella condizione come cliente, e che poi tu sia un privato o un'azienda, poco importa, ti mette nella condizione di vedere dall'altra parte un interesse verso di te, verso la persona che sta acquistando. Sì. La realtà dei fatti, questo mi riporta un po' a un breve scambio di messaggi che ho avuto con Giovanni Atalmi, che si occupa di brand, di user experience, di customer experience. Abbiamo avuto uno scambio su LinkedIn dopo il webinar con Efesto dell'altro giorno. E la domanda è proprio, però, se realmente, diciamo, le aziende hanno compreso quali sono le necessità del cliente, perché tutti dicono cliente al centro, tutto deve ruotare intorno al cliente, però effettivamente poi quanti sono quelli che si fanno effettivamente la domanda, che si pongono veramente, fanno veramente una ricerca sulle esigenze del cliente e si pongono da questo punto di vista, no? Cioè, quindi sì, magari il cliente è al centro e l'ho contatto con una mail, l'ho contatto con una newsletter, gli offro un listino a lui dedicato, ma è realmente quello che è il meglio che posso fare, è quello che realmente il cliente si aspetta. Però questo è un po', diciamo, out of topic, però, diciamo, sai, si parla sempre del cliente al centro, poi realmente quante sono le aziende che fanno questo tipo di ricerca e pongono realmente il cliente al centro? Ancora pochette, mi sembra. Se posso aggiungere una cosa proprio su questo punto, io lo dico da anni che la miglior consulenza che si possa fare o che si possa acquisire in azienda in generale è quello di fare degli ordini da dei propri competitor o da altri siti, in modo da capire la propria esperienza come cliente vista dall'esterno, capire cosa ti colpisce in positivo o in negativo, cioè cosa avresti voluto dalle comunicazioni che ti mandano gli altri, perché se tu lo fai su te stesso, sulla tua struttura, tendi a autoassolverti, è il Sì, famoso trave vero. non vedi la trave nel tuo occhio, ma la pagliuzza negli altri. È vero, il nostro cervello funziona così, hai bisogno di Assolutamente. vederlo all'esterno e con un occhio e una lente molto più ampia, e quindi piuttosto che fare un'analisi interna e dire ok, cosa facciamo noi? No, cioè inizia con lo vivo come esperienza all'esterno, poi vedo cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato sulla mia pelle. Ok, di questa roba, cos'è che realmente io faccio e che non faccio verso i miei clienti? Oppure le classiche interviste, che Sì, comunque. ma questo è un approccio interessante, effettivamente, effettivamente.
Altro tema che comunque parecchio sentito, e qui vorrei capire da te se è realmente sentito poi dal cliente oppure no, sono i punti di ritiro. Punti di ritiro quindi collegati a tutto il concetto di sostenibilità. Ti faccio un po' questa provocazione perché effettivamente mi domando quanto questo tema sia sentito poi effettivamente dal cliente, quanto in realtà sia bello così. Parlarne, sia bello dire faccio anch'io qualcosa e poi in realtà magari nelle scelte di tutti i giorni questa cosa viene un po' meno. Però vorrei un attimo capire da te appunto il vostro punto di vista e anche un pochino come vi state muovendo sul tema. Allora, sui punti di ritiro ci sono due considerazioni da fare molto importanti. Allora, la prima è che sì, sono importanti per il livello di sostenibilità perché l'e-commerce, tanto B2B quanto B2C, ora sui B2B magari i punti di ritiro sono meno utilizzati o utilizzabili per una serie di motivi anche di ingombro delle spedizioni da gestire. Però soprattutto il B2B che lavorano con negozianti o piccoli negozianti potrebbero aver senso. Allora, il concetto di base, come dicevo prima, è sicuramente positivo perché con l'evoluzione dell'e-commerce le spedizioni punto punto e verso la casa, le singole abitazioni non sono sostenibili a livello ambientale perché i costi ambientali di gestione di questa roba iniziano a diventare importanti. Sempre più traffico nelle città, cioè c'è una serie di motivazioni oggettive per cui i punti di ritiro fanno bene in generale l'ambiente. Però, questa cosa deve fare poi il conto su quanto le aziende sono disponibili e disposte a dare l'opportunità dei punti di ritiro come consegna alternativa. Rispetto ai vantaggi economici che l'azienda deve avere, cioè mi spiego meglio. I corrieri, e lo dico fuori dai denti, questa cosa la stanno spingendo sì per l'ambiente, ma al corriere gli interessa più che l'ambiente, ma il consumo di carburante e il livello di servizio che può garantire ai propri clienti, non dovendo fare 80 spedizioni, consegne, scusate, in 80 appartamenti diversi, ma magari 40 in appartamenti e 40 presso punti di ritiro e quindi concentrati. Aumenta l'efficienza operativa. Ha un impatto ambientale? Sì, notevole, riduzione dei consumi, di sicuro. Ha un impatto a livello dei costi per i corrieri? Assolutamente sì, perché migliora tutto nella catena. Quindi i corrieri hanno come interesse principale quello di spingere i punti di ritiro, anche per questioni meramente economiche, che ci sta. Quando poi le diciamo, esigenze ambientali matchano anche quelle economiche, abbiamo fatto bingo, perché l'una spinge l'altra. E per meri calcoli economici abbiamo anche una ricaduta ambientale fantastica. Il problema poi invece ricade sull'e-commerce perché devono implementarli questi benedetti punti di ritiro. Implementarli che vuol dire? Inserirli all'interno di un checkout, quindi dare la possibilità ai clienti finali di gestire la consegna presso un negozio o un locker e così via. Sembra facile a dirsi, ma lo sapete meglio di me, che nel momento in cui vai a mettere le mani sulla piattaforma, tanto facile non è. E soprattutto al checkout. Soprattutto nel checkout, lo sapete perché stiamo sviluppando un plugin insieme, no? Questo si può un po' spoilerare. Quindi il problema tecnologico non è da poco, considerando che se io devo implementare i singoli corrieri, in teoria se ne ho due o tre, poi nel B2B è molto facile avere più vettori rispetto al B2C. Dovrei implementare le singole reti di ritiro di ogni corriere nel checkout. Mal di testa allucinante, non solo per l'e-commerce manager, ma anche per chi deve fare quell'implementazione con relativo aggravio di costi. L'ideale quindi è avere una soluzione un po' come l'anello del Signore degli Anelli per ghermirli tutti insieme, quindi un'unica soluzione che ti permette di controllare tutti i punti di ritiro in un unico punto, in un unico touch point tecnologico, ecco. Quindi il problema da risolvere, che devono risolvere le aziende, è quello di mettere a disposizione queste reti ai propri clienti nella maniera anche tecnologica e anche a livello di sostenibilità del costo migliore possibile.
In più c'è un'altra cosa che aggiungo, che finalmente i corrieri hanno capito, è che per spingere l'adozione dei punti di ritiro presso i merchant e presso le aziende, devono anche dare loro a loro volta un ritorno economico all'azienda. Cioè, se la spedizione verso un punto di ritiro mi costa meno rispetto a una spedizione verso casa, sarà l'e-commerce stesso a proporre quella soluzione come migliore soluzione percorribile anche per i propri clienti e quindi aumenta il livello di adozione. Alle volte bastano anche pochi centesimi di sconto su una spedizione verso un punto di ritiro per convincere il merchant a spingere, perché soprattutto quando si parla di alti volumi, qualche centesimo di sconto, ora non parlo di 2-3, ma 50 centesimi o giù di lì, moltiplicato per migliaia, se non centinaia di migliaia di spedizioni alla fine dell'anno, inizia a fare soldo, cioè sono soldoni risparmiati. Quindi diciamo che la catena in questo caso è abbastanza lunga, va dal corriere che deve dare degli incentivi da quel punto di vista al merchant per adottarlo, all'azienda, alla disponibilità di sistemi tecnologici che permettano di integrarli in maniera semplice nel checkout. Per quello stiamo, lato Capla, investendo sui plugin, come accennavo prima, affinché la rete dei punti di ritiro sia facilmente integrabile nei checkout delle principali piattaforme di e-commerce. O per quelli che non hanno una piattaforma, diciamo, standard, e hanno una piattaforma personalizzata o una piattaforma non coperta, diciamo, dalla nostra tecnologia, c'è l'API anche in quel caso che permette di fare, quello che vi pare, integrando all'interno del checkout comunque un unico touch point per tutti i vettori. Io concordo con te ho solo, io sono sempre, sai, un po' critico ho sempre una visione un pochino critica delle varie tecnologie, o come dicevo prima, tra Unified e Composable, per tornare all'inizio del tema. Sul concetto dei PUDO, concordo con te che c'è un vantaggio economico, soprattutto per i vettori. Questo è indubbio, perché per l'esempio tuo, se devo fare 40 consegne negli appartamenti, e le altre 40 che dovevo fare le unifico in un unico punto di ritiro o più punti di ritiro, probabilmente un ritorno economico c'è, perché muovo molto meno il furgone. Non sono così convinto nella sostenibilità ambientale, perché se muovo solo un furgone, poi devo pensare che 40 persone si muovono con la vettura per andare al punto di ritiro e prendersi il pacco. Quindi mi è sempre rimasto questo piccolo, diciamo, piccolo dubbio. Poi, sai, credo che, insomma, non so se ci sono dati Allora, oggettivi alla mano. su questo posso dirti che ci sono un po' di ricerche che sono state fatte, pubblicate, ma Infatti, lì volevo arrivare a capire se c'era qualche ricerca, perché questa è una mia sensazione, è una mia visione. dove molte consegne nei punti di ritiro, soprattutto in città, vengono ritirate da utenti che vanno a piedi. Quindi la comodità del punto di ritiro è che, soprattutto nelle grandi città, al negozio poi lì ci vai in macchina, cioè ci vai a piedi, non in macchina. E quindi non c'è un ulteriore aumento di CO2, ecco, se vogliamo chiamarla così. Poi molti punti di ritiro, anche quelli fuori dalle città, ormai li stanno installando tipo in centri commerciali o in stazioni di servizio, soprattutto i locker. Quindi alla fine sono situazioni di passaggio, o ci passo Passaggio. davanti o ci vado per fare altro, pensa al centro commerciale. Già che sono lì a fare il ritiro nel locker, allora faccio anche altro, magari faccio la spesa o le ho pianificate già in Sì, anticipo, ci cioè sta. fatte insieme. Quindi diciamo che per la legge dei grandi numeri il vantaggio a livello ambientale c'è sempre e comunque da questo punto di vista. Per non considerare il fatto che qui non ci sono le riconsegne, comunque in generale. Perché il problema del punto, cioè della consegna verso casa, è È che che se se il non c'è corriere nessuno non a casa. ritorna, torna indietro e poi deve essere riconsegnato. Questo è vero. Infatti alcuni corrieri stanno utilizzando come, proprio nei contratti, come fallback delle consegne, la consegna del punto di ritiro, anche se l'utente non l'ha richiesta, se, c'è un evento negativo di consegna. Tipo vado lì, non c'è nessuno, l'indirizzo è errato, non lo trovo o altro. Vado in un punto di ritiro più vicino, glielo lascio lì e nella comunicazione che poi viene inviata dal vettore c'è scritto: guarda, non ti abbiamo trovato a casa,
è la tabaccheria Rossi in via Roma 52. Ok, quindi comunque in qualche modo le reti di punto di ritiro si stanno incastrando e si stanno inserendo all'interno del processo di consegna in maniera virtuosa in questo caso per evitare costi aggiuntivi successivi. Però Chiarissimo, perfetto. l'interesse è sempre Grazie quello Roberto. che Beh, certo. invece Roberto, all'evento del 24 ottobre, di cosa ci parli? Allora, Senza l'evento del... spoilerare troppo. No, no, non spoilerò troppo, è un evento B2B ovviamente, quindi parleremo con un occhio al riguardo agli utenti B2B, de parleremo dell'esperienza ovviamente post acquisto durante la spedizione, ma il focus principale è che dietro ogni consegna, dietro ogni ordine, che sia B2B o B2C, c'è una persona. Quindi il fatto di personalizzare un po' quello che dicevamo prima, mi sono già spoilerato un po' prima, ho anticipato l'argomento quando ne abbiamo parlato, va personalizzato anche nel B2B perché dall'altra parte hai una persona che sta aspettando delle cose o si aspetta delle cose. E qui parleremo sostanzialmente di quello. Allora, ne approfitto per ricordare l'appuntamento 24 ottobre, Infinitario a Montebelluna, Treviso, una location molto suggestiva. Avremo tutta una giornata di speech, tra cui appunto anche con Roberto di Capla. C'è un workshop esclusivo, numero chiuso, ma mi dispiace dirlo, i posti sono esauriti, quindi il workshop ormai l'avete perso, ma ci sono ancora dei biglietti disponibili per partecipare all'intera giornata di formazione, networking, e vi aspettiamo. Tutte le info su digitalx.it. Roberto, grazie mille per essere stato con noi oggi e ci vediamo tra un mesetto in quel di Montebelluna. Grazie a voi, chiacchierata molto interessante per esplorare un po' di argomenti e ci vediamo il 24 ottobre. A Benissimo. presto. Grazie Roberto, a Grazie, presto. ciao, ciao a tutti.